Alzatevi, padre Ignazio. Venite avanti. Su, venite. Ci hanno detto molte cose sul vostro conto. Finalmente possiamo vedervi. Più vicino. Chiedo perdono a vostra beatitudine se mi sono permesso di richiedere un colloquio proprio quando vostra santità si era concessa degli istanti di riposo dopo le fatiche del suo viaggio a Nizza per portare la pace tra l'imperatore e il re di Francia. Sembra che sia impossibile sfuggirvi. Abbiamo ritenuto opportuno perciò non farvi attendere. Prima o poi avremmo dovuto incontrarvi. Non vogliamo che in futuro gli storici scrivano che il Papa Paolo III abbia cercato di evitare un certo Ignazio venuto da Loyola. L'ultima persona che ci parlò di voi fu il decano del Sacro Collegio, il cardinale Gian Domenico De Cupis. Egli considera voi e i vostri compagni dei santi. Veramente, prima che gli faceste visita, la sua opinione non era così grande. Aveva persino ammonito il suo amico Quirino Garzoni che vi ospitava in casa sua. Sappiamo che vi aveva messo a disposizione dei letti, ma che voi preferivate dormire sulle stuoie. E il cibo che vi veniva dato lo dividevate con i poveri e altre cose del genere. Prima del mio colloquio con l'illustrissimo cardinale, egli non si fidava di noi. Considerava me e i miei compagni lupi vestiti da agnelli. Credeva che volessimo ingannare il popolo con le nostre azioni e le nostre prediche. Per fugare la sua diffidenza, presi l'iniziativa di andare al suo palazzo in Santa Maria dell'Anima. Lo pregai di ricevermi. Conosco la forza del vostro carattere e le vostre iniziative. Il cardinale si lasciò convincere. Mi confidò anche che una volta ascoltate le vostre ragioni, si gettò ai vostri piedi e vi chiese perdono. Da allora è diventato vostro amico e vostro benefattore. Il cardinale Carafa, che in nostra assenza lasciamo a Roma come nostro legato, ci ha informato che alcune persone hanno calunniato il vostro operato. Per questa ragione voi avete chiesto che si istituisse un'inchiesta e che si emanasse una sentenza. Appena saputa la cosa, i vostri denigratori hanno cambiato le loro accuse in elogi. Il caso è chiuso. Ancora una volta ne siete uscito vittorioso. Ancora una volta vittorioso. Molte voci si sono levate contro di noi. Molti dicono che noi, preti riformati, in realtà siamo luterani camuffati, che i nostri esercizi servono per adescare adepti. Già fummo processati in Spagna, a Parigi, a Venezia e assolti. Ma le calunnie si spargono. I buoni cristiani potrebbero crederci e... E siete venuto alla nostra presenza per chiedere che venga dimostrata la vostra buona fede. Beatissimo Padre, chiedo una sentenza giudiziale. Ecco che affiora un'altra parte del vostro carattere, la risolutezza. Padre Ignazio, potrebbe essere rischioso, non pensate? Sarebbe comunque santità, se non si farà un esame approfondito. Le attività apostoliche della compagnia ne risentiranno. Scongiuro vostra santità, a nome di tutti noi, di porvi rimedio. La nostra dottrina e i nostri costumi debbono venire esaminati da qualsiasi giudice che piaccia a vostra santità. Per questo ho osato chiedere udienza. Forse. Parlateci pure a cuore aperto. Esponeteci pure altre ragioni, se ne avete. Ecco, 4 anni fa, a Parigi, nella cappella dedicata alla Vergine sulla collina di Montmartre, io e i miei compagni decidemmo di dedicarci al bene del prossimo, vivendo in completa povertà, a imitazione di Cristo. Per prima cosa avremmo raggiunto Gerusalemme da Venezia, porto obbligato di partenza, se entro un anno non fossimo riusciti a fare il pellegrinaggio, allora ci saremmo messi a servizio del vicario di Cristo e suo rappresentante in terra, come è avvenuto.
Ma se non viene chiarito ciò che noi siamo... Voi volete che i vostri propositi, le vostre intenzioni siano limpide? Perché meditate di creare un nuovo ordine religioso? Non è così, padre Ignazio? Davanti ai nostri occhi c'è Dio, nostro creatore e signore. L'uomo è stato creato per lodarlo, prestargli ossequio e servirlo, e così salvare l'anima sua. E tutte le altre cose sulla faccia della terra sono state create per l'uomo e per aiutarlo a raggiungere il fine per cui è stato creato. Noi consacreremo le nostre vite alla virtù dell'obbedienza, anzitutto al Sommo Pontefice, in qualsiasi campo ove possa estendersi. Noi dovremo essere solleciti alla sua voce, come se fosse quella di Gesù Cristo. Padre Ignazio, vorremmo capire qualche cosa di più. Voi intendete dire Dio per voi e voi per Lui? Tutto e tutti in Dio unicamente? O Dio tutto in tutti, omnia in omnibus? Con la testa e il cuore in Dio, ma con i piedi e le mani sempre in movimento sulla terra, stando bene attenti a non infrangere i fili che legano gli uomini all'aldiquà, ma a dirigerli e allacciarli con sapienza all'aldilà. E Dio, nel suo infinito mistero, attrae ogni spinta. Noi abbiamo capito. Bisogna combattere a vantaggio di Dio, avanzare combattendo verso Dio, non più a Dei Gloriam, ma ad Maiorem Dei Gloriam. Solo così la fede può essere difesa, può essere preservata. Solo così l'Europa sarà salva dall'eresia. Io e i miei compagni siamo al servizio di Dio e Gesù Cristo è il nostro modello. Per questo, prima di giungere a Roma, abbiamo scelto di chiamarci Compagnia di Gesù. Come non accogliere le vostre richieste? Noi vogliamo che sia fatta giustizia. Daremo immediatamente ordine al governatore di Roma che si istituisca un processo per sapere se nel comportamento della Compagnia di Gesù esista qualche errore dottrinale o morale. Questo colloquio tra Papa Paolo III e Ignazio di Loyola, liberamente ricostruito, avvenne realmente a Frascati nel 1538, come sappiamo da una lettera dello stesso Sant'Ignazio. L'abbiamo ambientato in questa cappella della villa di Caprarola, così legata alle vicende, alla storia della famiglia Farnese cui Papa Paolo III appartenne. Dopo la conclusione favorevole del processo ai primi gesuiti, cui si fa cenno nella scena, sarà lo stesso Paolo III nel 1540 ad approvare la Compagnia di Gesù, destinata a diventare la milizia più fedele al servizio del papato e ad assumere un ruolo e una funzione notevolissima nella vita della Chiesa della Controriforma, ma anche oltre. Proprio alla Chiesa della Controriforma è dedicata questa puntata, ossia ad un momento storico particolarmente
rilevante in cui la Chiesa di Roma si rafforza al suo interno attraverso l'apporto di nuove forze, di nuove energie spirituali che fanno capo alla Riforma cattolica e mobilita queste forze contro la Riforma protestante. Sono anni di uno sforzo costruttivo che fa capo al punto nodale del Concilio di Trento, ma anche di tensioni all'interno del mondo cattolico, di condanne, di repressioni del dissenso, come mostrano gli esempi di Bruno e di Campanella. Ma intanto guardiamo una scheda filmata informativa. Il turbine della Riforma luterana ha scatenato un conflitto tra cattolici e protestanti che non è soltanto una disputa teologica. Intorno alla metà del Cinquecento, il protestantesimo si è ormai saldamente insediato nel nord dell'Europa. Stimolata anche dall'offensiva dei luterani e dei calvinisti, la Chiesa di Roma intraprende il rilancio di un cattolicesimo rinnovato mediante l'azione di quelli che saranno i protagonisti della Riforma cattolica e della Controriforma. Nel 1545 il Papa Paolo III convoca il Concilio di Trento, che durerà con larghi intervalli ben 18 anni, trasferendosi anche a Bologna. L'azione del Concilio è volta a ristabilire la disciplina ecclesiastica e a recuperare la pace religiosa. Ma la Chiesa non combatte soltanto sul terreno dottrinale. Talvolta, in accordo col potere politico, contrasta gli errori dell'eresia anche attraverso l'Inquisizione. La difficile pacificazione religiosa non sarà raggiunta per il momento, ma il Concilio ottiene ugualmente risultati importanti. Impone ai vescovi l'obbligo di residenza nelle diocesi, esaltandone il ruolo pastorale. Rafforza la disciplina del clero e ne promuove l'istruzione attraverso i seminari. Procede alla definizione di molti aspetti della dottrina che i cattolici devono accettare, delimitando più precisi confini tra ortodossia ed eresia. Dopo tante incertezze, la Chiesa ritrova col Concilio una sua identità e una nuova carica spirituale. Nascono in questo clima numerosi ordini religiosi che interpretano l'ansia riformatrice e rinnovano i modelli della santità. Lo spagnolo Ignazio di Loyola fonda la Compagnia di Gesù per la difesa e la propagazione della fede. I gesuiti divengono una sorta di vigile milizia che si lega in particolare al Papa. Nascono i teatini, i somaschi, i Barnabiti, gli Scolopi, che aprono scuole e si dedicano all'istruzione della gioventù. Sorgono i Fatebene Fratelli, che fondano ospedali per assistere gli ammalati poveri, mentre San Camillo dell'Ellis manda i suoi religiosi nelle corsie a confortare chi soffre. San Filippo Neri, un altro protagonista di questi anni, rappresenta l'aspetto più lieto del nuovo apostolato cristiano. Rigoroso coi suoi preti, è indulgente con i giovani. Tuttavia, non mancano in questo fervido rilancio della religiosità energiche voci di dissenso e di rottura. Dal sud dell'Italia, due filosofi testimoniano il tormento della coscienza religiosa dell'epoca. Giordano Bruno e Tommaso Campanella. La loro è una voce di critica. Giordano Bruno è favorevole al dialogo coi protestanti ed avanza critiche nei confronti di alcune pratiche religiose, ad esempio il culto delle reliquie, che considera superstizione. Ciò lo pone in contrasto con la Chiesa quando varca la soglia dell'ortodossia. Bruno incontra resistenze ed ostilità un po' dovunque, da Ginevra a Oxford, ma è a Roma che viene sottoposto a un lungo processo al termine del quale, nell'anno 1600, è condannato a rogo in piazza Campo dei Fiori. Thank you.
Tommaso Campanella approfondisce i temi del rapporto tra fede e cultura e diffonde il suo messaggio di ribellione tra i disperati contadini del sud angariati dai baroni. Il suo sogno di liberare il regno di Napoli dal dominio spagnolo è soffocato sul nascere. Campanella subisce un duplice processo per eresia. Si salva dal patibolo fingendosi pazzo, ma passa lunghi anni nelle prigioni spagnole, scrivendo opere filosofiche e politiche che restano per noi prezioso documento di un pensiero e di un'inquieta coscienza religiosa. Per la grande massa dei cattolici italiani, tuttavia, la Chiesa uscita dal Concilio è quella di San Carlo Borromeo. Il cardinale di Milano impersona in maniera esemplare il nuovo modello del vescovo che visita le parrocchie, istruisce i fedeli, soccorre la città nei momenti più drammatici ed è interamente dedito alla sua missione spirituale. San Carlo rappresenta il nuovo cattolicesimo ed è a uomini come lui che si ispira ormai la Chiesa uscita dalla Riforma cattolica. Si è accennato nella scheda al Concilio di Trento come momento centrale nella storia della Chiesa del Cinquecento. È un lungo momento in cui convergono nel Concilio le forze diverse del cattolicesimo e all'interno del Concilio, ma anche all'esterno, si sviluppa un ampio dibattito politico e religioso di grande complessità. Chiediamo a Paolo Prodi dell'Università di Trento, studioso della vita religiosa del Cinquecento, di indicarci le fasi che preparano il Concilio e all'interno del Concilio i momenti più significativi. Ma il Concilio di Trento credo rappresenti l'ultimo grande protagonismo, direi, della storia italiana all'interno della storia europea. Per secoli dopo non avrà più luogo in Italia, direi, un episodio analogo di tale importanza da essere ritenuto non solo un punto importante della storia religiosa, ma anche un punto importante della storia europea tout court, insomma, cioè in qualche modo, come è stato chiamato, il crocevia della politica europea. Perché questo? Perché il Concilio di Trento arriva dopo decenni di esitazioni, di perplessità, nel 1545 la sua apertura, e arriva in qualche modo troppo tardi per sanare la frattura religiosa che si era già consolidata. Ricordiamoci che l'anno dopo, 1546, muore Lutero e il luteranesimo ha già pervaso e in qualche modo organizzato vaste regioni dell'Europa. Allora cosa succede? Che ci sono due preoccupazioni fondamentali. Da parte del papato c'è la preoccupazione che un concilio non riporti ancora la vecchia discussione del primato del concilio sul papa, cioè si ha paura che i vescovi riuniti riaffermino ancora, come era stato fatto nel 400, la superiorità della collegialità dell'episcopato sul pontefice. Dall'altra, invece, la preoccupazione dell'imperatore, soprattutto di Carlo V, è quella che appunto il concilio non fosse un concilio che sancisse semplicemente la divisione, ma fosse un concilio ancora di unione. Quindi, da una parte, il Papa mirava a un concilio che soprattutto confermasse le verità di fede. Dall'altra, l'imperatore mirava a un concilio che soprattutto fosse dedicato alla riforma della Chiesa, cioè a riparare a quegli abusi che avevano provocato l'esplosione della riforma, della rivoluzione protestante. Quindi la storia del Concilio è caratterizzata da diverse posizioni, sia religiose che politiche. E allora io direi che cammina su due binari. Da una parte, e questo si vede soprattutto nella prima fase, dal 1545 al 47, l'accento viene posto sui problemi di fede, soprattutto sul problema che allora si diceva della giustificazione, cioè della salvezza dell'uomo. La Chiesa riafferma la sua funzione di mediatrice tra Dio e l'uomo. L'uomo non si salva solo per la grazia di Dio, ma ha bisogno del suo inserimento nella Chiesa, ha bisogno delle opere buone che diventano meritorie per Cristo, ma sono necessarie in se stesse per la salvezza dell'uomo, mentre la tesi luterana è quella della giustificazione
per la sola fede dell'uomo. E allora si ha questo primo grande così principio che viene affermato nel Concilio e che trova poi nelle fasi successive il suo sviluppo nella formulazione della dottrina dei sacramenti, battesimo, eucaristia, il problema della messa, il problema dell'ordine sacro, sono tutte tappe che vengono fissate proprio in relazione alla riaffermazione della funzione della Chiesa. Dall'altra, la riforma, e quindi riportare nella Chiesa quella funzione pastorale che era stata, diciamo, dimenticata nei secoli precedenti, in cui l'aspetto, diciamo così, di potere, non dico feudale, ma certamente così di manifestazione, insomma, di un potere della Chiesa che metteva in ombra l'aspetto spirituale, ecco, viene in qualche modo limitato. Ecco, si riafferma la figura del vescovo, soprattutto del nuovo vescovo che risiede in diocesi, e del clero, diciamo, come pastori d'anime. Ecco, il primo posto viene dato alla cura delle anime. Della complessità del Concilio di Trento fu grandemente consapevole Paolo Sarpi, che scriverà la sua storia del Concilio Tridentino 50 anni dopo circa la chiusura del Concilio, e fra Paolo Sarpi sottolineerà appunto le difficoltà iniziali e i momenti di grande difficoltà che il Concilio all'inizio ha attraversato. Ascoltiamo l'inizio della sua storia del Concilio Tridentino. Il proponimento mio è di scrivere l'istoria del Concilio Tridentino. Racconterò le cause e i maneggi d'una convocazione ecclesiastica nel corso di 22 anni per diversi fini e con vari mezzi da chi procacciata e sollecitata, da chi impedita e differita, e per altri anni 18, ora adunata, ora disciolta, sempre celebrata con vari fini, e che ha sortito forma e compimento tutto contrario al disegno di chi l'ha procurata e al timore di chi con ogni studio l'ha disturbata. Chiaro documento per rassegnare i pensieri in Dio e non fidarsi della prudenza umana. Imperocché questo concilio, desiderato e procurato per riunire la Chiesa che principiava a dividersi, per contrario ha così stabilito lo scisma ed ostinate le parti che ha fatto le discordie irreconciliabili e, maneggiato dai principi per riforma dell'ordine ecclesiastico, ha causato la maggior disformazione che sia mai stata dopo che il nome cristiano si ode. Paolo Sarpi continua il passo che abbiamo letto ricordando l'impegno e l'azione dei vescovi. A questo proposito, ecco, potresti parlarci dell'attività pastorale di questa Chiesa rinnovata alla luce del Concilio di Trento. Questo è un problema molto interessante, cioè la Chiesa della Controriforma, come si suol dire, ecco, rappresenta solo l'aspetto, diciamo così, repressivo, reazionario, di lotta contro il protestantesimo, oppure ha in se stessa dei fermenti che al suo interno traducono i decreti del Concilio in un modo nuovo di vivere la religione cristiana? Io direi che queste due manifestazioni coesistono nei decenni successivi al Concilio. Cioè, da una parte, la lotta contro i protestanti, diciamo, che ormai ha diviso l'Europa in due blocchi contrapposti, provoca un aumento del controllo che si attua soprattutto attraverso l'Inquisizione, attraverso tutti i sistemi, anche soprattutto del controllo della stampa, insomma, dei fenomeni di espressione dell'opinione pubblica e del pensiero. Ecco. Dall'altra, sviluppa in se stessa tutti quei germi che avevano in qualche modo già fruttificato nel Concilio e che diventano il perno su cui nelle diocesi, nelle regioni, si sviluppa quella che noi chiamiamo appunto la riforma tridentina, insomma, cioè la riforma che porta a una concezione pastorale, come dicevo prima, di cura d'anime del popolo cristiano, che porta i vescovi in visite pastorali a percorrere le loro diocesi parrocchia per parrocchia, che porta alla nascita delle confraternite laicali che si impegnano non solo in certi tipi di devozione, ma anche in opere di, diciamo così, organizzazioni sociali, diremmo oggi, e di assistenza pubblica.
porta allo sviluppo dei grandi ordini religiosi, qualche volta in conflitto col clero secolare, ma sempre importanti, soprattutto a livello dell'organizzazione di un'assistenza pubblica, di un intervento nella pubblica istruzione, che non sono solo un atto, diciamo così, caritativo, ma rappresentano una innovazione, una modernizzazione, diremmo oggi con un vocabolo che sta cominciando a essere sempre più usato dagli storici, cioè alla formazione di una società nuova, di un uomo nuovo, che attraverso anche l'istruzione che oggi diremmo ideologica, catechistica, la formazione che parte dal bambino, insomma, e poi viene incanalata man mano nelle istituzioni, porta alla formazione anch'essa dell'uomo moderno. Un uomo moderno che sarà diverso da quello luterano o da quello calvinista, ma che in qualche modo rappresenta un netto distacco rispetto a quella che era, diciamo, la religiosità dell'uomo medievale. Dell'assistenza ai bisognosi che si sviluppa nel Cinquecento, alla quale ha accennato Paolo Prodi, parleremo in una prossima puntata. Ora tratteremo delle condizioni della medicina e della chirurgia in questo stesso periodo, dell'opera del medico e di quella del chirurgo, che i ricchi ricevono a domicilio e che i poveri invece ricevono in particolari ospedali. Ce ne parlerà il dottor Luigi Brancolini, che dal suo ospedale del Ceppo di Pistoia ha portato qui con sé alcuni strumenti originali del tempo. In quel tempo del quale parliamo, la medicina cosiddetta scientifica comincia a fare i suoi primi timidissimi passi per opera di grandissimi medici che hanno legato poi il loro nome alla storia. Però il resto della medicina è sempre effettuata da una congerie di medici, non medici, praticoni, spesse volte ciarlatani, i quali si adoperano in maniera estremamente vaga e pressappochistica. Naturalmente in questo periodo le misture più usate per curare derivano sempre come dalle erbe, che però venivano mescolate anche con tante altre sostanze assolutamente inutili. Bisogna dire in quel tempo che fece la comparsa in Europa una malattia assolutamente sconosciuta ai medici d'allora, cioè la sifilide, che la civiltà precolombiana attraverso la conquista ci aveva regalato e che i conquistadores riportarono in Europa. Noi in cambio li regalammo il vaiolo. I tre punti basilari della terapia medica portata di tutti di quel tempo erano il salasso, il clistere e la purga. Di purghe ne esistevano una grande e infinita quantità, come oggi delle diete dimagranti. I clisteri venivano praticati mediante l'uso di questo strumento chiamato schizzetto, che veniva riempito di sostanze le più strane erano, migliore si riteneva che fosse il clistere, e veniva praticato in ogni momento del giorno, in qualsiasi posto. Si potevano fare 3, 4, 5 clisteri al giorno. Re Sole ne ebbe più di 2500. Dove invece veramente il medico si dimostrava assolutamente largo di impiego era nel salasso, che veniva praticato mediante queste lancette e veniva praticato con larghissima abbondanza su tutti, uomini, donne, malati, persone sane, bambini, perfino neonati. Si faceva il salasso anche alle persone ferite che avevano perso un'enorme quantità di sangue. Era il salasso assolutamente il refugium peccatorum di qualsiasi medico. Ma parliamo di un'altra branca estremamente importante della medicina di quel tempo, la chirurgia. Dopo naturalmente l'abbandono di certi divieti medievali sulla pratica della dissezione anatomica, l'anatomia fece grandissimi passi, ma non altrettanto avanzò la chirurgia, per quanto i chirurghi di allora fossero dei dissettori estremamente abili, chirurghi che poi venivano chiamati cerusici o cerusici barbieri, in un gradino più indietro. E queste operazioni consistevano soprattutto nelle amputazioni degli arti
e nella riduzione di fratture, incisione di ascessi, applicazione di impiastri, salassi. Naturalmente il grande impedimento a che la chirurgia potesse avere una estrazione ancora più profonda, cioè addome, torace, cranio, era dovuto al fatto che mancava la possibilità di applicare l'anestesia, cioè la soppressione del dolore. Naturalmente, di fronte a tutti questi ferri, potrete forse avere l'impressione che i chirurghi del tempo fossero dei veri e propri macellai. In realtà questo non è. I chirurghi di quel tempo erano dei dissettori, cioè delle persone che sapevano usare il bisturi in maniera egregia. Solamente la grande difficoltà che si opponeva alla loro opera era la mancanza di un ragionevole periodo di soppressione del dolore e la lotta contro le infezioni, a parte che loro non sapessero nemmeno che cos'erano, o pressappoco lo intuivano appena, senza rendersene conto. Per cui se un chirurgo d'allora avesse avuto a disposizione l'anestesia e la lotta contro le infezioni che hanno a disposizione i chirurghi moderni, con ogni probabilità avrebbe potuto effettuare moltissime delle operazioni che si effettuano solamente oggi. Nella seconda metà del Cinquecento, una parola che incontriamo frequentemente negli scritti politici, ma non soltanto in questi, e che più di altre certamente esprime lo spirito del tempo, è la parola quiete. Quiete non vuol dire soltanto pace, tranquillità dopo la pace di Cateau-Cambrésis, ma vuol dire anche e soprattutto rispetto dell'ordine costituito, rispetto delle gerarchie sociali, ortodossia politica nel quadro dello Stato assoluto e principesco, ortodossia religiosa nel contesto della Chiesa rinnovata dopo il Concilio Tridentino. Quiete quindi è, come dire, una parola d'ordine di una società che si ricompone dopo i traumi della prima metà del Cinquecento, anzi proprio queste lotte, tanto le guerre tra Francia e Spagna quanto le lotte intestine all'interno delle città italiane, proprio sono, diciamo, l'elemento da cui nasce questa aspirazione, questo ideale, questa realtà della quiete. E ricordiamo anche che contemporaneamente sono in atto le guerre di religione in Francia, i contrasti civili e politici e religiosi nella vicina Francia, e dunque l'Italia si differenzia proprio attraverso questo ideale, questa realtà, dalle guerre di religione, dalle lotte politiche. Ma sotto questa quiete che è garantita dalla Spagna, potenza egemone, fermentano tensioni, ribellioni, alle volte coperte, che alle volte esplodono. E a questo proposito vogliamo chiedere a Luigi Firpo dell'Università di Torino, studioso della cultura politica e filosofica della Controriforma, di illustrarci questi elementi di tensione riposti nelle pieghe della società italiana della Controriforma. Ecco, credo, se mi consenti, che si debba fare qualche passo indietro. Innanzitutto un accenno, mi sembra doveroso, a quella che fu la Riforma italiana. Ci fu un movimento importante, anche se minoritario, diciamo, anche se destinato alla sconfitta, che cercò di introdurre all'interno della Chiesa quegli spiriti riformatori positivi, seri, non distruttivi, che erano per esempio la riforma del costume del clero, l'istituzione dei seminari per una formazione più adeguata, culturalmente più avanzata, e altre di queste rivendicazioni. Qualcuno anche sosteneva la giustificazione per sola fede, ma insomma fu un partito generoso ma destinato alla sconfitta. Il colloquio di Ratisbona con i luterani segnò appunto il fallimento. Non si riuscì a trovare un punto di conciliazione e a superare quella frattura che ormai si andava delineando. C'è una data estremamente significativa che precede il Concilio di Trento, il 1542, quando viene fondata la Sacra e Universale Inquisizione, che è una scelta, una tipica scelta del mondo cattolico, che sente che si deve fare qualcosa per reagire contro queste istanze violente della riforma protestante, e decide che non si può più colloquiare, ma che si deve reprimere. Cioè si inizia con una decisione di fondo. Pensate che nello stessi mesi, a parte che muore Gasparo Contarini, che fu il massimo esponente della riforma cattolica,
cardinale, ma emigra Bernardino Chino, il generale dei Cappuccini, predicatore ascoltatissimo che riuniva 20.000 persone nelle piazze per ascoltarlo. Emigra il maggior teologo italiano, Pietro Martire Vermigli, priore degli Agostiniani di Lucca. Cioè si ha veramente un momento di rottura. Il tentativo di conciliazione è finito. E da allora si avvia un altro processo. A Trento, di cui ha parlato così bene l'amico Prodi, si celebra un altro fatto apparentemente minore, ma è la sottrazione della Bibbia dalle mani del fedele. Si pone sotto controllo stretto la traduzione della Bibbia in italiano, per cui diventa indispensabile l'intermediario. Fra il libro, la parola di Dio, e il credente si interpone il sacerdote, cioè l'interprete autorizzato. Si vietano addirittura le edizioni italiane della Bibbia che non abbiano un adeguato commento a ogni passo. Cioè si esclude la soluzione invece tipica del protestantesimo, che è la libera ispirazione. Il libro sacro, ancora oggi negli alberghi si trova la Bibbia anglosassone sul comodino da notte, vero? Questa usanza di ricorrere alla Bibbia quasi per cercare consolazione, consiglio, ispirazione nelle varie traversie della vita quotidiana. Nel 59 si pubblica il primo indice dei libri proibiti, un altro tipico intervento che tende a non più a discutere ma a cancellare. I libri che non sono ritenuti adatti al fedele vengono posti fuori legge, distrutti, bruciati, eccetera, eccetera. Che cosa accade? Gli uomini che avevano in qualche modo sperato o aderito alla riforma, quali possibilità hanno? O si piegano perché altrimenti vengono duramente perseguitati e quindi rinunciano a questa tentazione proposta dalla riforma e rientrano, come dire, nei ranghi, ma rientrano nei ranghi, come dire, un po' contusi, un po' mortificati, senza più grande entusiasmo per i problemi religiosi. Altri emigrano, e questo è molto duro, lasciare casa, città, prendere masserizie, figli, mogli e andare in un paese sconosciuto, e sono moltissimi, con conseguenze anche sull'economia italiana, perché portarono all'estero molti segreti di industriali. I 200 lucchesi che emigrano a Ginevra portano l'arte della tessitura italiana a Ginevra, per esempio. Terzo caso, molto significativo mi sembra, è quello che prende un nome difficile, di Nicodemismo, da Nicodemo, ovvero colui che credette in Gesù ma non lo voleva mostrare in pubblico, e cioè continuano a professare sentimenti riformati senza dirlo, senza farlo capire, vanno a messa, eccetera, eccetera. Questa soluzione fu una soluzione fallimentare, perché i loro figli non li seguirono. Cioè l'ipocrisia così manifesta, così programmatica, nel campo religioso fu sentita come impraticabile. Il nicodemismo muore su se stesso. Ecco, questo... Ecco, ma ci sono però anche delle... soprattutto nel scorcio del Cinquecento, delle posizioni che spezzano questa quiete, come dicevo. Cioè, ecco, per esempio, io penso al nome di Bruno, che all'interno del mondo cattolico apre, come dire, una contraddizione, ecco, per usare un'espressione sì, un po' usuale. Sì, sono, devo dire, casi ormai molto isolati. Qui bisogna fare un lungo discorso sulla prassi dell'Inquisizione, che quando, intorno agli anni 70 del Cinquecento, ha esaurito, diciamo, lo scoraggiamento, se non vogliamo dire l'eliminazione degli eretici, non sa più che cosa fare. C'è una grossa organizzazione capillare in ogni sede di questo tribunale insediato per perseguire l'eresia. L'eresia non c'è più, l'eresia teologica. Allora si perseguita dal 70, sono tutte date simboliche, nel 70 viene impiccato a Roma Niccolò Franco, che era semplicemente uno scrittore osceno e maledico, uno scrittore satirico, volgare. Cioè si perseguitano coloro che deridono le cose sacre, c'è l'espurgazione del Decamerone, per esempio. Quando anche questa letteratura, diciamo lubrica, viene messa a tacere, viene eliminata, molti libri vengono corretti con pagine tagliate, cioè, per evitare il contagio di questa corruttela, e si passa ai filosofi. C'è un decennio, 90-600, che si potrebbe definire lo sterminio dei filosofi. Viene condannata la Nova De Universis Philosophia di Francesco Patrizi, vengono condannate le opere giovanili di Tommaso Campanella, è in esilio, ma è sfuggito dall'Italia, forse il maggiore filosofo dal punto di vista così speculativo, che è appunto, come tu hai bene ricordato, Giordano Bruno. Cioè si tende a soffocare quel pensiero pericoloso, perché dissenziente, potenzialmente non religioso, insomma.
E Bruno come un ragazzo cresciuto nella strada, fattosi frate tardivamente, insofferente di disciplina, che poi vivrà girovagando, quasi cercando fonti di sussistenza casuali un po' in tutte le università d'Europa, con una vita anche molto libera, si vanterà di avere avuto più donne di Salomone, che come è noto ne aveva avute mille. Insomma, quindi quando Bruno incautamente rientra in Italia, viene fermato, viene denunciato a Venezia casualmente per un ripicco, ma la Inquisizione lo tiene in esame per anni, analizza le sue opere e alla fine gli chiede di ritrattare alcune tesi, che sono tesi più scientifiche oggi che non propriamente filosofiche, tantomeno religiose: la pluralità dei mondi, la pluralità dei progenitori, non tutti discendiamo da Adamo, i mondi abitati, il sistema eliocentrico, secondo la tesi di Copernico, che allora era tollerata ma solo come ipotesi matematica, non come verità scientifica. E quando egli, forse anche stanco di una vita così, così frustrata, così difficile, rifiuta di cedere, la conclusione è un automatismo giuridico, viene condannato a morte, è mandato al rogo nel febbraio del 1600. E con questo si può dire che finisce. Difatti l'ultima forma di intervento sarà sugli scienziati. Sarà poi Galileo, insomma, non nel 32 come si crede comunemente, cioè la data di pubblicazione del dialogo sui massimi sistemi, ma il 1616, quando verrà intimato da Roberto Bellarmino a Galileo di non parlare più, di smettere di occuparsi del sistema solare. Ecco, ma qual è la posizione e la condizione di Campanella in questo? Campanella è un caso straordinario, un caso unico, è figlio di una Calabria desolata, di un'infanzia difficilissima, di una famiglia di analfabeti, con un ingegno naturale straordinario, una grandissima voglia di imparare, che si fa anche lui domenicano come Bruno, e che cerca una restaurazione globale del cristianesimo, anzi del cattolicesimo, convinto che sarà la religione che dovrà dominare l'intero mondo, anche sul piano civile, anche sul piano politico. Cioè che nel messaggio evangelico ci siano tutti gli insegnamenti necessari per reggere una società umana felice. Questo poi urta contro infinite strutture, vero? Tradizioni, abitudini, vizi dell'umanità. Tutta la sua vita è un immane sforzo per restaurare la teologia al lume delle scoperte geografiche, dei nuovi popoli che compaiono sulla ribalta della storia, per riconvertire luterani, protestanti. Lui sottolineava che non aveva mai voluto, avrebbe potuto farlo, non aveva mai voluto passare la frontiera, passare al nemico. Era sempre rimasto, benché perseguitato da più di 30 anni di carcere, dentro la fortezza cattolica per ricostruire dall'interno, ecco, le strutture. È un grande, l'ultimo dei profeti, anche l'ultimo dei grandi scienziati che vogliono abbracciare lo scibile umano. Ed è anche, tra l'altro, come ormai è riconosciuto, uno dei più grandi poeti della letteratura italiana. Ecco, a questo proposito possiamo ascoltare un sonetto di Campanella autobiografico, come tanti scritti e poesie sue, scritte in carcere, in cui appunto visse lungamente, vero, gran parte della sua vita. Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia. Ond'or m'accorgo con quanta armonia, possanza, senno, amor, mi insegnò temi. Questi principi sono veri e supremi della scoperta gran filosofia, rimedio contro la trina bugia sotto cui tu, piangendo, mondo fremi. Carestie, guerre, invidia, inganni, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, tutti a quei tre gran mali sottostanno, che nel cieco amor proprio, figlio degno di ignoranza, radice e fomento hanno. Dunque, a dibeller l'ignoranza io vengo. Ringraziamo vivamente Paolo Prodi e Luigi Firpo per quanto ci hanno detto. Alla fine del Cinquecento ha termine il Ducato di Ferrara, assorbito dallo Stato Pontificio. Del fasto della corte estense rimane il castello di Ferrara, che visitiamo insieme a Rossana Podestà. Siamo a Ferrara, una delle città più ricche e fastose del Rinascimento.
residenza della potente famiglia degli Este. Il castello fu costruito nel 1385 e a pianta quadrata ed è circondato da un fossato. Sembra fatto con un unico blocco di laterizio. Qui si sviluppò una delle corti più belle d'Italia e qui visse una famiglia dalle mille sfaccettature, complessa, intemperante, spesso tragica. Veleni e pugnali viaggiavano sotto i portici e sugli spalti e le cariche pubbliche, come sempre, si vendevano e si compravano con grande facilità. A fondare il castello fu il marchese Nicolò II d'Este, chiamato lo Zoppo, uomo colto, grande amico di Francesco Petrarca. Però la prima pietra dell'edificio la pose Alberto, fratello di Nicolò, e futuro fondatore dell'Università di Ferrara. Si dice che Alberto mise un ducato d'oro alla base di questa torre, chiamata dell'orologio, e che donasse un secondo ducato al capomastro. Questa costruzione fu eretta esclusivamente per motivi di prudenza. Infatti, il popolo, esasperato dalle tasse, dalle continue piene del Po, dalle carestie, dalla peste del 1382, si era ribellato e aveva portato al linciaggio il ministro delle finanze, Tommaso da Tortona, sfogando su di lui la propria incontrollabile rabbia. Allora Nicolò, per tranquillizzare gli animi, iniziò questa costruzione. Nel 1477, circa un secolo dopo, Ercole I d'Este trasformò con opportune modifiche e abbellimenti il castello da fortezza in una vera e propria abitazione. Ma ora fermiamoci un momento in questo salone. È uno dei documenti più eccezionali di tutti i tempi, il Salone dei Giochi. Le pitture sono attribuite, per la maggior parte, a Sebastiano Filippi, pittore ferrarese detto il Bastianino. Vedete gli affreschi che ricoprono la volta? Sono tutti dedicati ai giochi atletici. Ecco il nuoto. Ci sono delle robuste figure d'uomo riprese in posizioni diverse, chi in acqua, chi in procinto di tuffarsi, chi nel momento di asciugarsi dopo il bagno. Sullo sfondo, una scenografia con delle statue nelle loro nicchie. Accanto, in un altro pannello, la lotta greco-romana. Sei figure maschili avvinghiate a due, nello sforzo di vincere. Ecco, guardate come sono plastici i movimenti. Continuando, altre sei figure piene di forza in vari atteggiamenti. Nell'atto di lanciare delle grosse pietre, probabilmente un'anticipazione del lancio del peso moderno. Infine, su questo lato del soffitto, la gara della lotta. Quattro atleti stanno lottando sul pavimento, mentre sullo sfondo due bambini li imitano. Una figura femminile appoggiata a una specie di altare sembra attendere la fine del combattimento per dare al vincitore la palma che le sta accanto. Questo genere di soggetti era decisamente poco frequente nella decorazione degli ambienti di rappresentanza di quell'epoca. Di solito si preferivano scene bibliche o mitologiche oppure scene allegoriche. Ma questi affreschi sono stati voluti dall'ultimo duca di Ferrara, Alfonso II, che era un vero appassionato di sport, al quale si dedicava con grandissimo impegno. In alto, a sinistra, c'è il lancio del disco. Ecco, quattro figure maschili sono riprese mentre lanciano i dischi verso delle colonne bianche. Più avanti, invece, si vede il gioco dei cerchi, rappresentato da tre uomini che si rincorrono, portando ciascuno un cerchio con degli anelli o campanelli per segnalare l'arrivo. E in ultimo il gioco della palla. Sei uomini divisi in due squadre giocano in una specie di partita di pallavolo. Un altro ambiente singolare qui in questo palazzo è la cappella di Renata di Francia, moglie di Ercole II d'Este, di religione calvinista. Renata era una donna brillante ed intelligente. Non era né molto bella né molto colta, ma riuscì lo stesso a farsi apprezzare in questo mondo così artificioso. Quando si sposò con Ercole, Renata era una fervente cattolica, ma ben presto subì le idee della riforma che erano così diffuse in quel tempo. Riuscì, nonostante i richiami, ad ospitare qui a Ferrara Calvino sotto falso nome, mettendo così in serio imbarazzo i rapporti fra la corte e la Santa Sede. Come si può facilmente vedere, in questa cappella mancano totalmente le immagini sacre, secondo la più rigida riforma protestante. L'unica cosa che l'abbellisce sono questi marmi policromi sistemati ad incastro. Ma ora occupiamoci di un'altra donna importante qui a Ferrara. Guardiamola, è bellissima. Ha i capelli lunghi e gli occhi grandi.
e la moglie di Alfonso I d'Este, e Lucrezia Borgia. E questa è ritenuta la sua stanza o camerino. Lucrezia Borgia sposò nel 1501 per procura Alfonso I d'Este. Fece il suo ingresso qui a Ferrara come una regina, con una dote ricchissima e un corredo trasportato da 150 muli. Pensate, ci vollero 2 anni per trascriverne l'inventario, oggi conservato all'Archivio di Stato di Modena. Vi era descritto tutto per settori: gonnelle, trine, materassi, cuscini, vestiti e, fra le tante altre cose, un gran numero di gioielli. Un tale elenco di meraviglie ci fa capire quanto suo padre, il Papa Alessandro VI, ci tenesse ad impressionare i nuovi parenti di provincia. L'arrivo di Lucrezia Borgia a Ferrara fu accompagnato da una fama sinistra. Infatti si diceva che fosse una donna dai costumi abbastanza facili e che fosse uno strumento politico nelle mani del padre e del fratello Cesare Borgia, meglio noto come Duca Valentino. Fino allora Lucrezia aveva avuto una vita abbastanza movimentata. Infatti si era sposata a 12 anni con Giovanni Sforza, signore di Pesaro, che poi lei aveva ripudiato per innamorarsi del cavaliere spagnolo Pietro Galvez, che fu poi ucciso dal fratello Cesare Borgia. Nel 1498 si sposò ancora, ma questa volta con Alfonso d'Aragona, sempre ucciso dal fratello, il terribile Duca Valentino. E poi finalmente il terzo matrimonio, quello definitivo, con Alfonso I d'Este, impostole per ragioni politiche. Ma una volta arrivata a Ferrara, Lucrezia, che era stata così irrequieta, cambiò completamente. Si trasformò in una moglie virtuosa, piena di attenzioni per la famiglia e anche per i suoi sudditi. Ad un certo punto della sua vita si fece monaca francescana e domandò perdono a Dio per i peccati di questa nostra etade. Ma i primi segni di decadenza del castello incominciarono verso la metà del XVI secolo. Una leggenda narrava che la beata Beatrice d'Este, morta verso il 1262, avesse l'abitudine di preannunciare le sventure di Ferrara battendo dei colpi dentro il suo sarcofago. Quando un giorno la città fu scossa da un violento terremoto, il popolo collegò i boati con la leggenda e così anche la corte, per prudenza o forse anche con un po' di superstizione, abbandonò il castello lesionato. Comunque a noi oggi resta il ricordo di una grande famiglia che il tempo non è riuscita a cancellare. Qui termina questa puntata nella quale abbiamo parlato dei fermenti politici e religiosi del Cinquecento italiano, del Concilio di Trento, della Riforma in Italia e del nuovo slancio spirituale che assume la Chiesa romana dopo il Concilio di Trento. Nella prossima puntata allargheremo il nostro orizzonte per parlarvi delle nuove prospettive che si aprono con le scoperte geografiche e del Mediterraneo, nel quale i turchi costituiscono una grave minaccia. Grazie.